Speedline la stiamo seguendo, abbiamo fatto revocare la chiusura, la decisione di chiusura. Oggi è una corsa contro il tempo e noi abbiamo sfidato Speedline a restare in Italia, a restare nel veneziano, perché tutte le istituzioni, sindacato in testa, siamo pronti a risolvere i problemi che eventualmente avevano portato alla decisione della chiusura. Non si può chiudere un'azienda importante come questa.